Come Vielle Mancini a Genova o come Pulice Graziano a Torino, c'è stata un'annata sportiva, precisamente quella 2016-2017, in cui anche Bitonto ha potuto vantarsi di avere in squadra i propri gemelli del gol, il Mago e il Condor. Simili nell'aspetto, ma con capacità tecniche tanto diverse quanto eccelse, il Mago e il Condor, a suon di gol e giocate da fuori classe, hanno costruito una delle favole sportive più belle all'ombra del Città degli Ulivi. Partiamo dal primo, Pierino Zotti. Il fantasista barese è semplicemente l'essenza del calcio. Parla poco, ma nel suo tocco di palla è poesia pura, arte, follia e genialità abbinata al gioco del calcio. Ogni qualvolta si allaccia gli scarpini e scende in campo, Pietro Zotti non gioca a calcio, lo reinventa. È un faro che fa luce nei momenti più bui e col destro disegna comete di stelle che squarciano l'orizzonte sotto forma di rete e riscrivono le leggi del calcio piazzato. Il secondo invece è il Condor, Gennaro Manzari. In un mondo in cui siamo circondati da dubbi, lui è un'autentica certezza. Dategli un pallone in aria più o meno giocabile e lui lo trasformerà in gol, la sua ossessione. E non parliamo di cose qualsiasi, no, parliamo di marcature che sono una collezione infinita di meraviglie, che i telecronisti chiamati a commentare le gare lasciavano sempre solo esclamare: che gol ha fatto Manzari? Già. Questo è quello che si chiedevano anche i malcapitati difensori avversari quando lo sentivano andare via in dribbling Furmino e strizzata decisa, prima di vederlo coordinarsi col destro, col sinistro o salire direttamente in cielo per fiondarsi come un condor sulla sfera vagante, colpire di testa e spedirla in fondo al sacco, guadagnandosi ancora una volta il soprannome di Bomber a suon di reti. Reti che hanno fatto di quella coppia una delle più amate a Bitonto, che per un anno, armatasi di sciarpe, voce, bandiere e passione, ha potuto godersi e vantarsi di avere in squadra i propri gemelli del gol.